La forza che troviamo nel Vangelo, da dove viene? Perché ci hanno provato in diversi modi a togliere ciò che non sapevano da dove venisse, dicendo che era oppio dei popoli. Tu ti do una bella droga, tu ti droghi di quello che ti do, così fai quello che dico io, si pensava. In realtà, come possiamo scoprire anche oggi nel Vangelo, il passaggio a cui siamo chiamati, e in questi giorni lo stiamo facendo proprio versetto per versetto, ci sta accompagnando questo lungo discorso di Gesù, di quelle poche ore che precedevano la sua passione, stanno diventando l'itinerario dei nostri giorni perché possiamo renderci conto che un poco, e non mi vedrete, ancora un po' e mi vedrete, erano i versetti che precedevano questi, ma ieri era la Madonna di San Luca, quindi non abbiamo letto in specifico quei versetti. Effettivamente un poco di tempo, quello che Gesù e quello che noi in certi momenti della nostra vita attraversiamo e lo chiamiamo giovedì santo, sabato, venerdì santo, sabato santo, poco. Però voi sapete benissimo, sappiamo che è poco quando è passato, ma quando ci stai dentro, non sono capace, ma non finisce più. Quando ci sei dentro, sembra che non finisca mai. Allora, questo Gesù lo sta dicendo non soltanto per sé, ma per noi, perché ci riguarda tutti. Per tutti ci sono dei passaggi da venerdì santo e da sabato santo, cioè da mistero del dolore e della morte, da mistero dell'inabissarsi nella morte. Poi si passa anche all'ambulanza. A uno dice, ma forse stava parlando per noi? Per noi. E Gesù lo dice, attenzione, non vi preoccupate, non vi angustiate perché di questo il mondo si rallegrerà. Voi sarete per un po' nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E che gioia? Una gioia, dice dopo, che nessuno potrà togliervi. Oh, cioè, ogni tanto dobbiamo cavarcela la soddisfazione di dirlo, eh? Oh, questa. Allora, di che gioia si tratta? Beh, credo che ciascuno di noi almeno un po' ne abbia fatto esperienza, perché se no non sarebbe in chiesa oggi. Non si metterebbe in ascolto di Dio che gli parla nella preghiera, nell'ascolto della parola, non lo farebbe. Se fosse rimasto soltanto nella condizione di morte, a un certo punto gliela dà su. Se non avesse sperimentato anche la risurrezione, una risurrezione che riguarda la propria esistenza. Tu sei una persona nuova. Quella persona a cui, nonostante tutto quello che succede, c'è una gioia che nessuno ti potrà togliere. E mi permetto di dire, così vi mettete subito tranquilli, che è la vita cristiana. Cioè non vi dico adesso, ma qual è questa gioia che nessuno ci può togliere? La vita cristiana, l'essere figli. Se sei figlio, si tribola, però sai che all'interno della tua tribolazione sei figlio, non sei solo. Allora, scoprire che in questa condizione di dolore, di morte che si attraversa, e penso oggi all'umanità, più di 5 milioni di contagiati, più di 200.000 morti nel mondo, mazzate, oh. Ma è tanta roba.
Sì, anche se noi spesso non mettiamo in conto che questa è la nostra condizione normale. Poi certo vorremmo vivere tutti quanti oltre 100 anni, però la nostra condizione normale è quella di essere mortali. Sì, lo so che non lo state scoprendo stasera, no? Però di solito diciamo sì, ma non, insomma, non c'ho fretta, non adesso, c'ho tante cose da fare. Ho messo la lavatrice, non posso morire adesso, insomma, no? Tutte queste cose importantissime che noi ci diciamo che dovrebbero essere una specie di motore a non fermarsi mai. Perché noi ci pensiamo, sì, ogni tanto dobbiamo fare pausa a letto, però ci pensiamo sempre dinamici, sempre in movimento. Allora, se ci pensiamo così, è normale che dobbiamo anche sapere che ci consumiamo. Ma c'è, così concludo, una condizione che dovrebbe aiutarci anche a trovare dei tempi di pace all'interno del nostro dinamismo. E cioè il fatto che Gesù sia venuto e viene diventa il motivo per cui io posso essere oggi quella persona nuova. Nuova perché? Perché non mi lascio semplicemente tritare dalle cose, tritare. Noi spesso siamo delle polpette, cioè carne tritata, impastata con un po' di cose e messe nel mondo. Ma io vi chiedo, e lo stiamo proponendo anche con un bollettino che a giorni uscirà, di fare un attimo di pausa, e magari scriversi anche qualcosa, una specie di diario, alcuni pensieri di questo periodo nel quale abbiamo avuto modo di stare più fermi, di non poter uscire di casa, quindi anche con delle costrizioni, ma di pensare di più, di poter sentire che il nostro spirito, il nostro io, era vivo. Voleva essere vivo, voleva essere libero, aveva dei blocchi, però in questi blocchi forse si è messo in moto qualche cosa che normalmente non ha il tempo di esprimersi. A quell'io lì gli vogliamo dare ascolto? A quella persona lì la vogliamo ascoltare? Perché quella persona è quella che non si ferma. Non si ferma al suo dato biologico, non si ferma al tempo. Quella persona ti sta dicendo che ha sete di vita eterna. E il Signore a quella persona lì risponde che la gioia che gli vuole dare è una gioia che nessuno potrà mai togliergli. Allora, io sarei già contento che questa sera uno portasse a casa questo, come una specie di desiderio, no? Di ascolto interiore e di vita nello spirito, perché è proprio quello che ci farà sentire che stiamo già attingendo alla vita di Dio. Una vita che nessuno ti potrà togliere mai, a meno che tu non rinunci. Se tu rinunci, senti che sei oppresso, che sei schiacciato. Bene, chiediamo allora al Signore che questa gioia oggi possa risplendere, possa darci una nuova iniezione di energia e di vita.